Salve a tutti ragazzi e benvenuti al primo speciale di Halloween. Doveva esserci una clip a farvi l'introduzione, ma purtroppo con l'inizio delle riprese, come vedrete tra poco, dico nel video che ci sono stati dei problemi. Ecco, questi problemi hanno portato anche all'eliminazione di una clip, ovvero della clip iniziale. Ora quindi vi farò una piccola intro soltanto di voiceover. Detto questo, io sono Pixel Pax e oggi sono qua insieme a mia cugina e a Moreno per il primo super mega speciale di Halloween. Nel video di oggi vi parlo di un ragazzo, anche lui youtuber, che fa video nelle mie stesse zone. Se volete seguirlo lo trovate su YouTube come Max Mo, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Mi ha raccontato che, e qua vi cito le sue stesse parole, se cerchi fantasmi ti consiglio il castello di Montecuccoli, vicino a Pavullo, nel Frignano. Durante un trekking dormivo lì vicino, in tenda. Nel cuore della notte mi sveglio di soprassalto e aprendo la tenda vedo passare un cavallo con un cavaliere sopra e ti giuro non stavo sognando. Dopo questa segnalazione non potevamo non venire a fare una nostra indagine, soprattutto perché siamo vicini ad Halloween e sappiamo tutti che in questo periodo gli spiriti sono molto più attivi e pieni di energie. Detto questo, via con la sigla! Ok ragazzi, come avevo spiegato prima, il primo rituale che andremo a fare è quello del libro rosso. Sappiate che abbiamo già avuto un sacco di problemi, macchina fotografica che si blocca e le luci e tutto il resto, quindi vi chiedo scusa se le condizioni non saranno ottimali, ma purtroppo è il primo video che faccio in notturna. Vi inizio a raccontare che cos'è il rituale del libro rosso. Allora, per fare questo rituale servono di base un libro rosso, che abbiamo qua. Eccolo. Che è il... L'Hobbit di Tolkien, quindi... un libro abbastanza conosciuto. Esatto. E poi una candela. Per fare questo rituale si appoggerà la mano sopra il libro, per ogni partecipante di questo rituale, diciamo, e dopo aver acceso la candela si dirà libro rosso, posso entrare nel tuo gioco. A questo punto si apre il libro, si pigia col dito una parola a caso e si leggerà. Si fa così per tutte le domande finché non si vuole appunto uscire. E per terminare il gioco si dovrà dire libro rosso, posso uscire dal tuo gioco. Se la risposta che verrà fuori dal libro sarà affermativa, lo spirito ci concede di uscire. Ho deciso di fare questo rituale come primo, perché comunque diciamo, è quello più tranquillo e semplice e che un po' possono fare tutti senza grossi problemi, in maniera da iniziare a conoscere bene che tipo di spiriti abbiamo qua in zona. Di presenze o spiriti, adesso vediamo, potrebbero essere anche demoni, non si sa. Speriamo di no! Ragazzi, sta cadendo, ci sono rumori ovunque di roba che cade, roba che si muove. Okay. Siamo pronti. Allora, giochiamo entrambi? Direi di sì. Ok, dai. Perfetto. Allora, prendo io il libro, la candela è già accesa. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Allora, la frase che è uscita è: che cosa hai fatto dell'orco e del mannaro? Quindi, già che mi pone lui una domanda, direi che non sono attualmente ancora entrato. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Non rimaneva altro da fare ormai. Ok, direi che tu sei entrato a pieno. Ok. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Un posto a sedere nel verdeggiare delle fronde più alte. Mi sembra un invito ad accomodarsi. Esatto, anche a me sembra un invito ad accomodarsi, quindi direi che siamo entrambi entrati. Ok, a questo punto iniziamo a porre le nostre domande. Ti lascio la prima. Specifichiamo che non guardiamo sempre in camera perché abbiamo la torcia piazzata in faccia e esatto. Ci stiamo già accecando. Libro rosso, ci sono spiriti buoni in questo prato? Per pura fortuna, ed era proprio nato con la camicia. Quindi direi per pura fortuna. Ok, quindi poteva andarci peggio. Esatto. Specifichiamo che siamo in questo prato che si trova sotto al castello. Quindi siamo veramente attaccati. Il castello si trova sopra di noi. Adesso non si mostra perché sono tutti gli alberi.
Allora, libro rosso, ci sono tre. Spero che la registrazione si senta, ma ho fatto una do... stavo iniziando a fare una domanda per chiedere se c'erano anche presenze cattive e partono partite le campane e dal bosco là è sentito un ciocco fortissimo. Ok. Può essere un segno che siamo protetti, eh? Sì. Libro rosso, c'è un cavaliere e il suo cavallo che vagano in queste terre? Ben presto furono tutti fradici e i pony stavano con la testa abbassata. Perché devo parlare di cavalli? Mi esce proprio il pony su tutto il discorso, che ansia. Quindi direi che è un cavaliere che effettivamente è tutto bagnato, quindi ci sta che potrebbe essere Anche fradicio in perché questo è molto momento. umido, c'è una Sì, gran nebbia e è penso si piovuto da veda che c'è comunque poco. molta brina anche qua. Quindi direi che abbiamo anche il nostro cavaliere che ci è stato segnalato. Libro rosso, pensi che il cavaliere possa venire per parlare con noi? Queste erano largamente ispirate dal governatore. Allora, detta così, mi viene da pensare che c'è qualcuno che ha scelto e che è stato ispirato, quindi ti direi di sì, è Sì, forse propenso a verrà. comunicare con noi. Ah. Libro rosso, ci puoi dire che cosa è successo al cavaliere? Si arrampicarono in mezzo alle rocce scoscese nella parte meridionale. Visto che, adesso qua c'è il bosco, ragazzi, non si vede bene, però ovviamente il castello è arroccato in mezzo a delle rocce. Mi veniva anche da pensare che il cavaliere si stesse arrampicando e tipo poteva essere caduto Ah, sì, si è scivolato il cavallo, si è trascinato dietro il dentro. cavallo e il cavaliere. Libro rosso, puoi proseguire la storia di ciò che accadde al cavaliere? Scusate, è caduto qualcosa dietro di me, mi sono cagato lievemente in mano. Libro rosso, ci puoi dire perché il cavaliere si è buttato? E se si è buttato, se ci ho preso, insomma? Oddio, ok. Forse il re sotto la montagna sta forgiando dell'oro. Allora, il re sotto la montagna non è solo una questione di Tolkien, nel senso che nella mitologia norrena, scandinava, così, cioè sotto le montagne c'erano le corti elfiche, che non dobbiamo pensare all'elfo di Tolkien o così, erano creature molto più antiche, se vogliamo dire, non sempre con fattezze umane e così, e quindi c'erano queste corti. E si narra che in alcuni casi la cima delle colline potesse essere da loro sollevata in giorni particolari per festeggiamenti e se un essere umano ci si avvicinava, questo essere umano veniva rapito e tenuto per 100 anni come servo sotto all'egida dei re sotto la montagna. E noi siamo su una collina. Sì, dietro ciocca. Ragazzi, là dietro si sente proprio qualcosa che corre, che cammina, che sciocca e fa un po' ansia. Direi che possiamo fare l'ultima domanda. Sì. Allora, libro rosso, oggi siamo qui per indagare su questo caso che ci è stato segnalato. Stiamo facendo una cosa corretta o potrebbe essere uno sbaglio? Quando fa così è un chiaro segno che neanche il libro ti sa rispondere. Ok, possiamo stoppare. Direi che prima dobbiamo uscire dal rituale. Giusto. Per favore, libro rosso, vorrei uscire dal tuo gioco. Posso farlo ora? E come egli aveva detto. Direi che questa è Ok. una mia chiara uscita di scena. Vediamo se ce la faccio anch'io. Libro rosso, anch'io vorrei uscire dal tuo gioco. Posso farlo ora? Dopodiché si rimisero in marcia, ora la strada piegava a ovest. Direi che anche la tua è Ok. un'uscita e un invito a continuare. Bene, Bene curioso il fatto ragazzi. di Vero? ovest. Curioso il fatto di Ovest. Bene ragazzi, grazie mille per aver seguito il video. Vi ricordo che domani avrete una nuova puntata su questa indagine paranormale che stiamo facendo. Vi ricordo inoltre che mi trovate su tutti i miei social, link qui sotto in descrizione. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! Forse.